Bon, detto questo, passiamo invece a argomenti di attualità. Passiamo ad argomenti di attualità, cominciando con un episodio che ci ha anche toccato, tutto sommato. Perché con un episodio che ci ha toccato? Perché noi andiamo a costruire la vita, ci impegniamo, lavoriamo, ci trasformiamo. E come pagani abbiamo delle regole, regole che non sono scritte, cioè nessuno le ha scritte, però appartengono a un impegno soggettivo, cioè noi ci impegniamo a seguire delle regole per quello che chiaramente possiamo fare. Non è che le regole sono fatte per ingabbiare ciò che noi siamo. Le regole sono fatte per avere un indirizzo all'interno del quale muoverci, un indirizzo all'interno del quale prendere le nostre decisioni e agire. Perché sto facendo questo discorso? Perché noi come pagani, quando ci si presenta qualcuno che chiede delle cose, chiede informazioni o qualunque altra cosa questa persona chieda, noi ci rapportiamo con lui esattamente come lui si rappresenta. Cioè, se uno mi dice io sono curioso, voglio sapere queste cose, noi non chiediamo la carta d'identità, non chiediamo perché le vuoi sapere, non gli chiediamo a che fini le usa o perché. Cioè, noi siamo talmente cristallini che non andiamo a fare il processo di chi arriva o a chiedere cose che magari potrebbero, secondo noi, anche infastidire. Per cui noi ci limitiamo a trattare ogni persona che viene esattamente nello stesso e identico modo. Pertanto riteniamo, partiamo dal presupposto, che ogni persona che viene da noi sia una persona curiosa, sia una persona interessata, magari anche in disaccordo, ma comunque insomma incuriosita da quello che stiamo facendo. Naturalmente cosa succede? Succede che dandoci questa regola, non avendo niente di segreto o nulla da nascondere, il pensiero stesso, col tempo, ci permette di capire automaticamente quali sono le persone che sono effettivamente interessate e quali sono i pagliacci. Cioè, non c'è problema, cioè, non ci facciamo noi non facciamo indagini. Allora, sta di fatto però che quando qualcuno si presenta e racconta delle cose, queste cose risultano false o risulta che ci ha preso in giro o che voleva prenderci in giro o che voleva costruirci inganno, beh, le cose ci fanno leggermente incazzare. Non tanto per il fatto che lui ci abbia ingannato, siamo talmente esposti che direi, parte dei sistemi di sicurezza che abbiamo, quasi chiunque ci può raccontare quello che vuole e noi non ce ne frega assolutamente niente. Problema un altro, il problema è quando leggiamo nero su bianco che il tizio che era venuto presentandosi in un certo modo lavora per destabilizzare le istituzioni. E questo ci fa veramente incazzare, cioè fa veramente incazzare. Allora, naturalmente tutti vogliono sapere a cosa mi sto riferendo, no? Allora, mi sto riferendo a quell'organizzazione mafiosa che si chiama ARIS, CIS, CRIS, CESNU, cioè tutta sta gente. In particolare ha un bieco personaggio che si chiama, vediamo un attimino, Antonello Maurizio. Ora, questo personaggio era venuto da noi, anzi, veramente, aveva contattato mia figlia, perché mia figlia, siccome ha passione per cose anche magiche, anche strane, eccetera, aveva fatto una fanzine con cui prendeva contatto in giro per l'Italia di persone che avevano più o meno gli stessi interessi. Poi un po' alla volta, insomma, è andata morendo questa fanzine. E attraverso questa fanzine, probabilmente leggendo qualche recensione tipo giornale I Misteri o roba di questo genere, sto Antonello Maurizio aveva preso contatto con mia figlia. È venuto insomma a raccontare che lui era interessato e che lui interessava a queste cose, che lui gli piacevano. A mia figlia non è che gli interessasse più di tanto, vabbè, era un lettore in più e gli ha dato la fanzine, lui gli ha dato una,
un libretto, credo che sia un giornalino di Evola, vabbè. Visto sta roba che era vecchietta, gli ho detto: Manuela, mandagli un libro per ringraziamento. E dopodiché è cominciato un po' questo suo interessamento. Alla fine, cosa che abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che questo personaggio è un personaggio che è andato a Roma a denunciare i testimoni di Geova. Ora, perché ha denunciato i testimoni di Geova? Ha denunciato i testimoni di Geova perché i testimoni di Geova dicono alle persone: non andate a votare. Ora, questa organizzazione qua dell'Aris l'hanno già presa in culo un paio di volte. Molto probabilmente l'intera organizzazione, non solo il Faraon, serviva per truffare le persone. E qua è un appunto da fare la magistratura. Perché la magistratura non ha indagato sull'intera organizzazione? Domanda. Questo è un discorso comunque a parte che faremo in un'altra sede. E questo vale anche per il CRIS. Il secondo, anche se il CRIS è sotto la protezione di qualcun altro. Il secondo discorso l'ho preso in cura un'altra volta, quando sono stati denunciati dai testimoni di Geova, perché avevano offeso i testimoni di Geova. Siccome loro si ritengono di immagine e somiglianza del Dio padrone, si ritengono in diritto di offendere chiunque, questa volta questi hanno tenuto duro e hanno avuto una condanna. Faraon e Gomiero. E allora, siccome queste qua ce l'hanno a sangue, perché i testimoni di Geova non è che a me piace o non mi piace, non è importante se quello che dico io, è importante il vivere civile. E il vivere civile dice questo: ognuno ha il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di farne propaganda. Ognuno ha il diritto di questo. Ora, i cattolici costruiscono delle persone psicolabili. Proprio è il loro sistema di educazione a costruire le persone psicolabili. Alcune persone psicolabili, anziché andare dal prete cattolico, vanno alla concorrenza. Andando alla concorrenza, sottraggono denaro alla Chiesa cattolica. E questi verbi, siccome c'hanno sangue, anziché andare dai parroci a dirgli: voi non dovete stuprare i bambini, non dovete costruire persone psicolabili, abbiamo letto, no? Tipo la Mariella e sua figlia Arianna, quando Mariella dice: ma questa non è religione, come se la sua, il suo cattolicesimo fosse la religione, che porcheria infame, pensateci un po'. Non esiste vivere civile, è esattamente la stessa tensione che portava a costruire i roghi. E allora, visto che non possono costruire i roghi, hanno pensato di trovare dei trucchi per denunciare le persone. E sono andati appunto a Roma, sto Antonello, a denunciare i testimoni di Geova perché non danno a votare. È un po' sfigato perché l'uomo però, perché il governo sta stilando un'intesa proprio con i testimoni di Geova che i buddisti. Cioè sta stilando un'intesa alla pari dei cattolici proprio con i testimoni di Geova. Per cui la denuncia che lui ha fatto chiaramente non solo salta perché non ha senso, ma non aveva neanche senso andare a fare la denuncia se non a livello di pura e semplice provocazione. Naturalmente cosa succede? Succede che quella denuncia finirà in qualsiasi cassetto, perché chiaramente è una grandissima cazzata. Però come la usa l'Aris, come la usano gli altri? Qualcuno ha denunciato i testimoni di Geova, li hanno denunciati perché dicono alla gente di non andare a votare. Pensate, qualcuno li ha denunciati, ma la denuncia è una cazzata. Cioè, io posso denunciare qualcuno perché mi ha offeso, cioè è una denuncia per offese. Ma se io mi invento qualcosa o do valore enorme a qualcosa che non ha assolutamente valore, quella cosa ha valore soltanto per il puro e semplice sputtanamento. Questo è l'Aris, è un'organizzazione di vigliacchi, di topi di fogna, di vermi che devono aiutare Wojtyla a stuprare i bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E per far questo devono disarticolare tutta la concorrenza, sfruttando qualche poliziotto complice, qualche magistrato che forse gli va bene o no, oppure sfruttando anche pezzi di merda come sto Basmaggi, no? Perché pezzi di merda?
perché io considero pezzo di merda tutti quelli che mettono in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E non me ne frega niente chiunque sia, siano musulmani, siano cattolici, siano ebrei, sia Vasmagi, sia Geova, sia, non me ne frega assolutamente niente. Però quello che a me mi interessa è che con la scusa di attaccare questi personaggi ci sono gente, stronzi, come Maurizio Antonello, come la Mariella, come Faraon, come stronzi del Gris, che stanno facendo terrorismo sociale, stanno facendo in modo che gli altri non possono sviluppare il loro pensiero, non possono fare conferenze, non possono dire quello che loro pensano. Questo mi sta sui coglioni, questo è inaccettabile. È inaccettabile l'attività mafiosa dell'Aris. Questo è inaccettabile. Questo si chiama mafia, perché quando una sala di conferenze viene negata per intervento degli assassini, dei terroristi del CRIS, responsabili di genocidio nei confronti dell'umanità, questo è inaccettabile. La libertà religiosa è importante, perché la libertà religiosa deve essere per tutti. Non può esserci la libertà religiosa per qualcuno e la non libertà religiosa per l'altro. Psicologo denuncia minacciato dai seguaci. Oltretutto ricordiamoci che questo Maurizio Antonello è uno che racconta delle storie a qualcuno e delle altre storie a un altro. Cioè qualcuno racconta di essere sposato, a qualcun altro racconta di non essere sposato. Offre la collezione di farfalle alle ragazzine. Ora, sia chiaro una cosa. Io come pagano, se gli offro la collezione di farfalle a mia figlia, che è maggiorenne, sono affari suoi. Nel senso che non mi preoccupo, molti gli offriranno la collezione di farfalle e giustamente di molte collezioni ne approfitterà. Come è il piacere della vita. Il problema è un altro. Il problema è quando questo tipo di operazioni viene fatto, viene sviluppato e viene espresso da delle persone che accusano gli altri di fare questo o di perversione e usano giornalisti compiacenti, dico giornalisti compiacenti, per scrivere puttanate, robe senza senso, tipo ritrovati covo di satanisti a Villa Tivan. Sì, quel covo l'ha fatto il prete per lanciare la conferenza del Beppe Bisetto di Treviso. È chiaro questo? Cioè, il gioco l'abbiamo visto come è stato fatto. Oppure c'è da lanciare un libro e allora si fa trovare alla polizia un telo nero da qualche parte con due scritte sul muro e subito il giornale del Gazzettino ti fa il grande titolo, con su scritto trovato covo satanista. Dopodiché sul Resto del Carlino Cronaca di Ferrara il 18 gennaio del 2000 leggiamo: prete condannato per violenza sui bambini, 1 anno e 9 mesi al sacerdote accusato di abusi sessuali su due piccoli chierichetti. Ci è voluto poco perché i genitori scioccati si rivolgessero alla procura. Così sono partite le delicate indagini della polizia giudiziaria, così si è arrivati al processo dopo aver vagliato attentamente l'attendibilità dei bimbi, i quali sono stati ascoltati più volte dal giudice con l'assistenza del psicologo, come prevedono le norme in materia di abusi sessuali sui minori. È stato un travaglio non indifferente, senza contare che uno dei due ragazzini all'epoca dei fatti era stato appena affidato a una nuova famiglia, vittima di violenze sessuali insieme con la sorellina da parte della madre, sempre nel ferrarese. Ma questa è un'altra brutta storia. Quelli dell'Aris, l'unica cosa che gli interessa è proteggere i preti che fanno i porci dentro le parrocchie, giocando ad accusare gli altri. Questo sono quelli dell'Aris, una banda di porci. È chiaro questo? Perché non esiste un modo diverso per definire la loro azione. Perché quando la loro azione diventa destabilizzazione delle istituzioni, quando con la loro azione qualcuno non può esprimere il proprio pensiero, allora questi sono solo dei porci. Dopodiché, che le loro porcherie siano abbastanza piccole, da non conferire reato, da non essere importanti come reato, sono sufficientemente enormi
da essere considerati degli atti assolutamente amorali, delle porcate vere e proprie. Dopodiché che intervengono, intervenga la magistratura, a me non me ne frega niente più di tanto. Tanto so che la vita è un combattimento, e tutto sommato combattere questo combattimento si può farlo con meno dolore dei ferri roventi che infilavano a Giordano Bruno e alle migliaia di altre persone. Però quello che stanno facendo questi personaggi è portato, è il frutto della stessa e identica mentalità: costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E questo dà veramente il voltastomaco, perché questo è la distruzione del sistema sociale, il tentativo di sottomettere la morale sociale alla morale degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, è il tentativo di distruggere un sistema sociale, è il tentativo di costruire quelli che compreranno l'eroina. È chiaro, questo alla fin fine è il tutto, e queste persone si stanno dedicando a questo. Dopodiché nel libro di Elisa Dal Re c'è anche la legittimazione del sequestro di persona, ma questo è un altro discorso ancora, eh? Questo è un altro discorso. Tutti i discorsi che io faccio li faccio dal punto di vista della morale, del paganesimo politeista e della stregoneria, e tutti i discorsi che io faccio sono legati al concetto morale della nostra Costituzione. Perché fin tanto che verranno costretti in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, fin tanto che ci saranno tutte delle azioni attraverso le quali proteggere questa attività, il nostro sistema sociale avrà sempre il drogato che borseggia la vecchietta, avrà sempre la delinquenza minorile, avrà sempre la distruzione di quello che è il suo futuro. Ed è infame vedere come queste persone si rapportano con gli altri. Torno a ripetere ancora, noi come pagani non ce ne frega niente delle persone che vengono e come vengono. Se le persone vengono in maniera per conoscere, vengono per conoscere. Se persone vengono per spiare, vengono per spiare, e sarà una loro perdita di tempo. Se delle persone vengono per sapere, possono tranquillamente sapere. Se persone vengono per denigrare, possono tranquillamente venire anche per denigrare. Questo non significa però che rimaniamo indignati davanti a comportamenti come quello di Maurizio Antonelli, come quello del Faraon, come articoli della Marilena, quello che è l'Arianna dell'Aris, che è veramente una vergogna. Questo pseudo psicologo, questo Maurizio Antonello, pseudo psicologo, insomma quello che è, non è importantissimo, sarebbe un perito di parte civile, consulente dell'Aris, perito di parte civile in un procedimento penale a carico della stessa setta. Allora, praticamente, lui è, cos'è un perito di parte civile? Qualcuno che si costituisce parte civile in un procedimento penale indica l'analisi, la perizia, da parte di uno che, secondo lui, è competente. In questo caso non è semplicemente uno che è competente, ma è uno che si presta a fare porcherie. Se questo Maurizio Antonello fa il psicologo, ma se questo Maurizio Antonello si presta per andare a Roma a denunciare i testimoni di Geova, la sua parte civile è merda. Cioè, è chiaramente che lui è di parte, per cui la sua perizia non ha nessunissimo valore. Per cui anche se per caso all'interno del processo contro Vasmaggi avesse avuto un senso o abbia un senso costituirsi parte civile per delle porcherie che delle persone hanno subito da sto Vasmaggi, il fatto stesso che si usi un lazzarone come questo come perito di parte civile squalifica la parte civile. È chiaro questo? Questo deve essere chiaro. Cioè, se io voglio una perizia che sia a mio favore, non vado a chiamare Francesco che mi faccia la perizia, perché Francesco è chiaramente mio amico, ma vado a chiamare un professionista che faccia una perizia di sopra delle parti. Se io voglio una perizia a mio favore, lo chiamo Francesco, dico: Francesco, fammi la perizia da me.
sto qua dell'Aris che si presta da Roma a denunciare i testimoni di Geova solo per il gusto di sfregiarli, perché questo è l'unico gusto che ha, va a fare da parte civile di un processo che potrebbe anche aver ragione. Cioè, io non discuto la qualità dell'intervento andando al processo, discuto la qualità della persona che va a fare questo, questa parte civile. Cioè, un personaggio che non ha nessuna struttura morale, non ha nessuna struttura morale, uno che va a offrire la collezione di farfalle alle ragazzine, va a fare la perizia civile a questo. Signori miei, è ridicolo, ma purtroppo non è solo ridicolo, a volte è anche micidiale, è anche micidiale avere a che fare con delle persone che si divertono ad accendere roghi e a stuprare chi non si può difendere, perché alla fin fine cosa fanno? Non fanno altro che aiutare quel prete a fare le sue porcherie. Nello stesso articolo cosa leggiamo? Gli hanno dato 1 anno e 9 mesi, il tribunale, presidente Piera Tassoni, al termine del processo a porte chiuse, anche se il pubblico ministero Maria Emanuela Guerra aveva proposto una pena ben più esemplare, 5 anni, perché le vittime sono 2 minorenni, perché si tratta di abusi sessuali, perché il sacerdote per i suoi toccamenti, mi chiamano così, avrebbe approfittato della fiducia con cui i genitori affidavano abitualmente i figli ai parroci. Chiaro questo? Questo motivo aveva chiesto 5 anni, ma i giudici non hanno voluto infierire. Volete scommettere che se fosse stato un rumeno barbone senza lavoro a fare le stesse identiche cose, i giudici avrebbero infierito? Certo, non è da parte mia mettere in discussione alcuni giudici, ma tanti altri sì. Tanti altri sì. Io vorrei sapere se a posto di questo prete cattolico ci fosse stato un rumeno senza lavoro. Provate un po' a vedere. Però i ragazzini non è che hanno avuto minor danno, non è che abbiano avuto minor offesa, anzi, un rumeno senza lavoro, un barbone senza lavoro, magari sarebbe stato il diverso, il fuori. Questo ce ne mandavano i genitori da questo. Chiaro questo? Vabbè, questo è il cattolicesimo purtroppo. Purtroppo il cattolicesimo è attività di possesso degli individui. A proposito di attività di possesso, ho altri articoli, ma vedi, risparmio un attimino. Sto lavorando a un altro pezzo ancora. Sto lavorando Gesù di Nazareth, il picchiatore di chi non si può difendere. Tenersi pronti per il ritorno del padrone, in Luca. Gesù causa del dissenso. I titoli sono degli scout, per cui l'amministratore fedele, servire con umiltà, la parabola delle mine, la parabola di vignaioli omicidi, oppure il servitore spietato in Matteo. Questi titoli prendeteli per come sono fatti dagli scout, per cui hanno il valore che hanno. Parabola degli operai mandati nella vigna. Poi cosa abbiamo ancora? Parabola del maggiordomo. Quando il pazzo di Nazareth bastona chi non si può difendere. E dopo diciamo che non è dottrinale. È dottrinale. Cioè è imperativo del Dio bastonare lo schiavo, bastonare il servo. È imperativo di quel Dio fatto uomo che è venuto a redimere l'umanità affinché bastonasse chi non si può difendere. Mettesse in ginocchio chi non si può difendere. Questa, signori, si chiama magia nera. L'arte della sottomissione, l'arte del costringere un individuo entro spazi stretti, l'arte del costringere un individuo a seguire questa e solo questa dottrina, l'arte per la quale, per esempio, vediamo un attimino se trovo anche l'altro articolo, qui ho tutta la serie, ma è un altro che mi interessava in particolare, è un discorso che sta avvenendo in Inghilterra di cui abbiamo già parlato, no? Sarà un pochetto difficile da trovare perché dovrei farli in serie. Ed è il discorso di Blair. Il discorso di Blair che a proposito, i gesuiti chiedono scusa per perdono per Giordano Bruno, eh?
però i danni non li hanno ancora pagati. Comunque noi avremo memoria per richiedere i danni, tanto per essere chiaro. Vediamo un attimino che non riesco a trovare Blair. Ah, eccolo qua, guarda. Come picchiare i vostri figli? Blair detta le regole agli inglesi. Documento del governo di Londra fissa le regole sulle pene corporali da infliggere alla propria prole. Fatelo a mani nude, solo se necessario e soprattutto con amore. Allora, chiamo una cosa. Picchiare i figli, come elemento dottrinale, viene fuori soltanto dalla tradizione cristiana. È solo esclusivamente cristiano. Sì, c'era anche in altre situazioni, indubbiamente. C'era anche prima, c'era anche in tantissime altre situazioni. Però diventa imperativo dottrinale quando le persone devono essere addestrate a servire il padre, devono onorare il padre e la madre. Quando un genitore alza le mani sul figlio è sconfitto, cioè non fa altro che segnare la propria sconfitta. Perché quando lui ritiene necessario di dover alzare le mani sopra il figlio, per qualsiasi motivo, non è importante il motivo, significa che ha già fallito prima, significa che la sua strategia di vita, sua personale, la sua strategia personale, in relazione al figlio, in relazione alla famiglia, in relazione al mondo in cui vive, è un fallimento. Perché se effettivamente lui avesse avuto... il figlio fosse stato importante per lui, cioè quel figlio fosse importante, avrebbe agito prima di usare le mani, avrebbe agito ben prima, ma non agito per costringerlo, ma agito per allargare la consapevolezza e la comprensione delle cose e l'utilità dell'agire in maniera diversa. Cioè, quando il genitore picchia il figlio è perché i bisogni del figlio, le necessità del figlio sono in contrasto con le necessità e gli orientamenti del genitore. Quando il figlio ha dei bisogni che sono diversi dagli orientamenti del genitore, significa che o il genitore i suoi orientamenti sono sballati, sono da fuori di testa, oppure il figlio non riesce a comprendere la validità e l'opportunità di quei comportamenti. Da qui la necessità della repressione. La necessità della repressione segna la sconfitta del genitore. Per cui solo alzare una mano su un figlio è la sconfitta. Naturalmente, per non essere nelle condizioni di alzare la mano occorre iniziare prima, cioè occorre avere una strategia di vita. Ma per avere una strategia di vita è necessario non mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è il nocciolo della questione. Se ci si mette in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ci si priva della capacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita. Se noi non siamo stati in grado di prendersi in mano la responsabilità della nostra vita, necessariamente dobbiamo costringere il nostro figlio a seguire le orme, a mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e avere quei comportamenti conseguenziali, cioè onorare il padre e la madre, rispettare questo, rispettare quest'altro, che in realtà vuol dire sottomettersi a questo, sottomettersi a quest'altro. Nelle espressioni estreme, questo modo di essere, questo modo di rappresentarsi, specialmente per quei figli che non sono in grado di vedere la relatività del gesto, ma che ritengono il gesto come elemento assoluto del modo di essere, porta alla distruzione emozionale dell'individuo e dopo è preda di qualunque altra persona se lo prende in mano. È preda della setta, è preda dei cattolici, è preda del parroco, è preda di chiunque. Cioè è preda di tutti quelli che sono furbi, che sanno agire nei suoi confronti e dell'inganno che lui ha ricevuto dai propri genitori. Per cui quando il genitore alza la mano su un figlio, ha segnato la sua sconfitta. E questo è un effetto del cattolicesimo. Che poi adesso in Inghilterra si comincia a mettere fuori legge, il bastonata, eccetera. Ci vorrà un sacco di tempo prima che questo entri a norma, prima che questo diventi parte del sistema sociale, perché come fa a diventare parte del sistema sociale? Si impedisce ai genitori di picchiare i figli, ma intanto quei genitori invecchiano, quella legge non verrà proprio rispettata al 100%, quei genitori invecchieranno, intanto quei figli cresceranno con l'idea che non possono pestare i loro figli. Ci saranno una serie di contraddizioni, una serie di casini. Se
la norma, se la regola verrà mantenuta all'interno del contesto sociale, verrà mantenuta all'interno delle regole con cui le persone costruiscono loro stesse, allora si cominceranno a costruire delle diverse strategie sociali attraverso i quali costruire l'educazione, attraverso i quali costruire condizioni diverse dei figli. Per cui è necessario, perché questa legge diventi importante, perché questo modo di essere arrivi ad essere incisivo all'interno del sistema sociale, dovranno passare delle generazioni e dovranno crearsi parecchi casini. È come il discorso che sto facendo per i missionari. Finché i missionari vanno in Africa a distruggere e ad alimentare la miseria dei popoli africani, questi non usciranno mai dalla miseria. Soltanto se si impedirà ai missionari di andare a rompergli le palle in Africa e alimentare la miseria, se si cesserà di dare i soldi ai missionari perché alimentino la miseria, allora da qua a 150 anni si creeranno gli adattamenti all'interno dei vari sistemi sociali e si creerà un nuovo cammino, non sappiamo quale, però ci vogliono 150 anni di casino. Se qualcuno continuerà a dar soldi ai missionari, perché i missionari continueranno a coltivare la miseria in Africa, in America Latina, in Asia, non bastano più 150 anni, ma ce ne vorranno 300, con tutti i casini che ci comporterà. E soltanto fra 300 anni, se verranno cessati i finanziamenti ai missionari. Cioè, i missionari sono i costruttori e gli alimentatori della miseria. È chiaro questo? Sono i missionari che hanno instillato l'uomo Dio, l'uomo padrone, il padrone dei padroni, che si prende i padroni, che può ammazzare tutti. Sono i missionari che hanno massacrato milioni e milioni di persone, hanno distrutto la vita, hanno distrutto le relazioni della vita col mondo circostante. E hanno alimentato la miseria affinché la miseria riproducesse se stessa, e hanno impedito alla miseria di usare i preservativi, e hanno permesso che si diffondesse l'AIDS. È sempre esattamente la stessa miseria etica e morale. Io sono arrivato fin qui oggi e continuerò ancora e ancora e ancora. Vi ricordo che alle ore 19 continuerò la lettura di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Andrò avanti con la lettura e adesso riaccendo i telefoni. Vi ricordo che è 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Sì? Ciao Giampaolo. Ciao Giampaolo. Tu pensa che quello che stavi dicendo prima a proposito dell'educazione dei figli? Sì? Io l'ho capita molto tardi, molto molto tardi, ho 60 anni, e l'ho capita forse 15 anni fa, 20 anni fa al massimo. Ora però mi sono accorto di una cosa, e dopo a un certo punto, quando io i figli li ho accettati veramente che si autoeduchino, veramente l'autoeducazione, non la mia imposta, poi i frutti adesso posso dirti che se ho un abbraccio veramente l'ho dai figli che hanno uno 26 anni quasi, un altro 23 e mezzo, ho un affetto particolarissimo proprio perché ho lasciato veramente la massima libertà, e questo te lo posso dire, ho arrischiato, va bene, ma ho arrischiato relativamente, però mi rammarico di averlo capito molto tardi. Meglio tardi che mai, eh? Comunque guarda Claudio, quello veramente che hai detto è qualcosa di sublime, nel senso che dare la libertà, la fiducia al figlio, pur arrischiando, fra parentesi, nel nostro condizionamento educazionale sappiamo che arrischiare non è arrischiare, è veramente lasciar vivere, lasciare espandere il proprio sentire, lasciar crescere dentro quello che è la montagna che è dentro di noi altri. Veramente Claudio, guarda, ti dico, ho una soddisfazione enorme nel sentire l'affetto che il maggiore e anche l'altro hanno nei miei confronti. Non possiamo lasciarci lontani neanche un'ora, per dire, perché ci abbracciamo ogni volta che ci vediamo, non ti dico quasi, ma proprio veramente ci abbracciamo espressamente. E questo per me è una soddisfazione enorme.
perché mi ringraziano della libertà che ho dato loro, sia pur fra parentesi secondo la nostra tradizione, arrischiando. Ciao. Grazie Claudio, ti saluto. Ciao, grazie a te. Il punto è su questo, è che non è che il padre non deve essere presente o la madre non devono essere presenti, cioè bisogna essere presenti. Pronto? Ciao, sono io. Ciao. Come va? Bene. Ah, bene. Vi ascolto sempre, è molto interessante anche la trasmissione di oggi. Solo che io volevo un momento farti una domanda che magari esula dall'argomento di oggi. Dimmi. E allora, io ultimamente faccio molti sogni. Ah, che bello. Sì, quasi tutti i giorni, prima non era non così spesso, adesso ne faccio molti. Le mani le hai trovate? No, no, adesso è questo il problema. Impegnati. Ecco. Sì, ecco. No, perché non è che faccia abbia delle strategie o delle tattiche, sogno così, insomma. Certo. Solo che il problema è questo, allora, il tipo di sogni miei, cioè sono ancora a un livello, diciamo, abbastanza infantili o anche, diciamo, elementari, no? Sì, non lo so. Cioè... No, volevo dire, non sogno certamente l'uovo messo incinto da Eros o cose simili, ecco. Volevo comunque chiederti una informazione. Sì. Se ha un significato particolare sognare carne. No, vai fuori dal mio campo, sai. Ah, sì. Allora, ti dico per radio, sì, va un bene. Attimo, ok? Sì, grazie. Ciao. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao. Scusate un attimo, riprendo il telefonato fra due secondi. Il problema non è quello che noi sogniamo, cioè non è la descrizione del sogno, ma è la quantità del nostro sentire, del nostro essere coinvolti all'interno del sogno che è importante. Cioè è il fatto di sentirlo, gli odori, il tatto, il fatto di essere... coinvolto al punto tale da sentirlo nel cuore e nello stomaco. Questo è importante del sogno, cioè, non so se riesco a farmi capire. Non è importante le immagini sono la descrizione che dà la nostra ragione di quello che stiamo vivendo, per cui le immagini sono abbastanza irrilevanti. Anche le facce che sognate, è abbastanza irrilevante sognare questa faccia o l'altra faccia. È importante il coinvolgimento soggettivo, cioè i sensi, il tatto, la vista, l'udito e anche le sensazioni fisiologiche che si hanno quando ci si sveglia o all'interno del sogno. Queste sono importanti, perché questa è la strutturazione del nostro corpo di energia, cioè questa è l'unica cosa importante. Dopodiché, prima di andare a dormire, dite: io voglio sapere che sto sognando, e per dire a me stesso che sto sognando voglio guardarmi le mani. In quel momento che voi riuscite a vedervi le mani, sapete che state sognando, e allora vi conviene fare una cosa, spiccare il volo. Cioè l'unica cosa che è importante per un sognatore è fissare il fatto di vedersi le mani e spiccare il volo. Quando un sognatore comincia a trovarsi le mani, dopo passano mesi e mesi prima di ritrovarle un'altra volta, però in quel momento, come trova le mani, è un atto di volo. È come la falce di Gaia che viene data a Crono. Ecco, in quel momento c'è il passaggio e l'uso del sognare per affrontare anche la vita. Dopodiché, il sogno non è solo questo, cioè il sogno è un modo per scaricare le tensioni quotidiane, è un modo per vivere, è un modo anche per rilassare quello che è la psiche umana. Però è importante che ci sia impegno su questo. Pronto? È importantissimo che ci sia l'impegno su questo. Questa è l'unica cosa che... Pronto? Dimostrare... Mamma mia, ancora qua. Allora, ricordiamoci questo qua. E tutto questo, tutto quello che voi andate a affrontare nel sogno, appartiene a voi e solo ed esclusivamente a voi. Pronto? Ancora! Appartiene a voi e solo... Pronto? Sì, le mani, vederle oppure sentirle? No, vederle, tipo vista. Sì, grazie. Dopo, volevo dire che sul verbo rompe le membra, non so esatto, se l'isomeles, che significa scioglie le membra. Scioglie le membra. Sì, appunto, ma comunque la sostanza resta sempre la stessa. Grazie comunque. Grazie a te. Ciao.
grazie tanto per la telefonata. In effetti, probabilmente hai ragione tu, perché io qua ho una traduzione della Teogonia. È chiaro che non è che pretendo che tutte le traduzioni siano fatte ad hoc. Comunque, pronto? Ancora, comunque effettivamente sciogliere le membra probabilmente è la traduzione giusta. Comunque non è importante, l'importante è spezzare quello che è la forma. Questo è importantissimo. Pronto? Ancora. L'importante è spezzare quello che è la forma. Questo è il messaggio. Comunque grazie per la telefonata e grazie soprattutto per l'attenzione che hai messo nelle cose. Io chiudo qui la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo. Pronto? Sì? Sono Mario da Treviso. No, Mario non c'è. No, sono io. Ah, sono Mario. Dimmi. Scusami, no, perché è Mario dopo di me, ho sbagliato. Vabbè, ormai è chiuso. No, dimmi, dai. Sapere come esercitarsi a sognare. Beh, come ci si può esercitare a sognare, come si può arrivare. Io ho fatto delle trasmissioni sulla pratica del sognare, comunque te lo posso dire, tu prima di andare a letto semplicemente dici, quando devi dormire, non quando devi fare altre cose, dici voglio dormire e voglio trovarmi le mani, voglio guardarmi le mani. Nel fare questa riflessione, subito dopo chiudi il pensiero, no? Cioè cerchi di bloccare il flusso di pensiero e concentri la tua attenzione sul flusso del corrente, cioè sulle vibrazioni interne che hai sul corpo, cioè porti l'attenzione dentro di te in pratica. Questa è la tecnica che viene usata, dopodiché ci vogliono mesi. Esercitarsi. Sì, ma più che altro è la vita quotidiana che dà la misura, cioè se tu affronti la vita con impegno, la quotidianità con impegno e con volontà, è più facile che non se, non so, vivi più leggermente, ecco. Cioè, per uno che pratica sesso in maniera regolare è più facile che uno che non lo pratica. Se uno ha delle fobie, gli vengono fuori le fobie prima, cioè nei sogni vengono fuori tutte le fobie, deve affrontare tutte le sue paure. Ho capito. Va bene, grazie. A te. Salve. Ciao. Ciao. Bene, pronto? Ancora. Bon, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Vi leggerò Tommaso Didimo, L'ultimo stragone pagano. Continueremo la lettura. Non posso più prendere telefonate, scusate, ma la mia trasmissione è finita in questo momento. Grazie per avermi ascoltato e arrivederci questa sera alle ore 19 con la seconda parte di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie per l'ascolto.